Benvenuti sul canale e buona domenica. Siamo di nuovo insieme. Spero che il video pubblicato domenica scorsa su Franco Grignani e la sua magica arte visiva vi sia piaciuto. Troverete comunque, come sempre, il link in descrizione. Veniamo ad oggi. Oggi vi porto a Prato, più precisamente al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Il Centro Pecci nasce con l'obiettivo di presentare, collezionare, documentare e supportare le ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design, moda, letteratura, tutte espressioni del contemporaneo che avvicinano le persone ai grandi temi della vita e della società. Dall'apertura nel 1988 ad oggi sono state prodotte e ospitate più di 250 tra mostre e progetti espositivi, organizzato eventi speciali e promosso iniziative didattiche per studenti e adulti. Il complesso è stato progettato dall'architetto razionalista Italo Gamberini e ampliato nel 2016 da Maurice Nio. Si tratta di una città nella città. Al suo interno ci sono 3.000 metri quadri di sale espositive, un archivio e 60.000 volumi della biblioteca specializzata in CD arti visive. L'auditorium cinema, un bookshop, un ristorante, un bistrò e un teatro all'aperto. Insomma, non manca niente. La collezione permanente è composta da oltre 1.000 opere che mappano le tendenze artistiche dagli anni 60 in poi. Alcuni dei nomi prestigiosi che sono presenti al centro: Andy Warhol, Vito Acconci, Anish Kapoor, Mario Merz, Giannis Kunellis, Bruno Munari, Jean Fabre e davvero tantissimi altri. Le cose che mi affascinano del Centro Pecci sono indubbiamente la sua struttura, così particolare, così assordante visivamente. Il fatto che l'allestimento cambia in continuazione, vuoi per le tante mostre temporanee ospitate, vuoi per il volere della direzione, che rende visibili a rotazione i capolavori degli artisti presenti nella collezione permanente. E questa dinamicità e variazione consente al visitatore di vedere opere diverse in momenti diversi, ma nello stesso meraviglioso centro. Le foto che qui riporto sono tratte dalle mostre temporanee di Mario Rizzi e Luca Vigone, che sono state ospitate parallelamente alla mostra dal titolo The Missing Planet, visioni e revisioni dei tempi sovietici, nel febbraio 2020, giusto un anno fa, più o meno, prima che succedesse tutto quello che è successo. Spero di avervi incuriosito, interessato, e se deciderete di fare una visita, vi suggerisco sempre a Prato il Museo del Tessuto, semplicemente favoloso. Fra l'altro ho avuto la fortuna di visitarlo mentre ospitava i costumi del film Pinocchio di Benigni, da rimanere a bocca aperta, dallo stupore e dall'emozione. Sono meravigliosi. Bene, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima domenica. Ci sono tante cose nuove di cui vorrei parlarvi e quindi arrivederci a domenica prossima. A presto!